La mostra L'Universo dal Cielo si propone di celebrare i 20 anni di conquiste del mondo della scienza ottenute grazie al telescopio orbitale Hubble. Per quanto riguarda l'origine e la fine dell'universo, le novità portate da Hubble sono da un lato relative all'età dell'universo, che ormai è stimata in 13,7 miliardi di anni. L'universo poi, secondo le misurazioni effettuate da Hubble, è destinato a espandersi progressivamente e a concludersi tristemente in un grande degelo e in cui tutta la materia si dovrebbe disgregare. Si parla del Big Rip. Per quanto riguarda invece la nascita le origini dei sistemi planetari, sono state fatte misurazioni sia all'interno del sistema solare, ma Hubble è stato utilizzato per cercare anche sistemi planetari extrasolari. La foto è la foto ufficiale celebrativa dei 20 anni di Hubble. È stata donata dall'Agenzia Spaziale Europea a 100 enti di ricerca europei. La nostra istituzione, quindi l'Università di Genova, in particolare il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica, dove io lavoro, è stato uno degli enti di ricerca prescelti. Ritrae la montagna mistica, è una delle zone in cui si stanno formando le stelle, è una nursery delle stelle. Le stelle si formano all'interno di queste grosse nubi di gas e polvere, dette nubi oscure. Perché le stelle si formano? È perché questa nube sta collassando progressivamente e in delle zone in cui la densità ha raggiunto dei valori critici, ovvero il gas e polvere ha raggiunto densità tali e compressioni tali e temperature così elevate, possono innescarsi delle reazioni nucleari, e quando si innescono le reazioni nucleari che portano gli atomi di idrogeno a trasformarsi in atomi di elio, la stella è nata. A questo punto il collasso gravitazionale si interrompe e la stella incomincia la sua vita, che può durare da qualche decina di milioni d'anni fino a qualche miliardo di anni. Si sta cercando attivamente la presenza di pianeti ruotanti attorno ad altre stelle. La cosa è tutt'altro che facile, perché è già difficile osservare i pianeti del nostro sistema solare che sono relativamente vicini a noi. Questa è la mia opinione personale, ovviamente non avvallata da nessuna prova concreta. Sarebbe presuntuoso ritenere di essere soli nell'universo.